storie, personaggi e curiosità. Tutto questo è Stessa Spiaggia, il nuovo format estivo targato TV6. Benvenuto a Stessa Spiaggia da Acapulco Beach, Dario Sterlecchini, benvenuto nella nostra trasmissione. Benvenuto a te. Allora, Acapulco Beach è una delle spiagge più antiche, degli stabilimenti più importanti della Riviera Nord di Pescara, è così storia di alto pregio. Sì, grazie a mio padre dal 1981 che abbiamo iniziato questa attività, quindi quest'anno il 29 maggio abbiamo compiuto proprio i 40 anni facendo una festa con i clienti. Tutto è nato appunto da tantissimo tempo fa, io ero un bambino, quindi mio padre decise di ritornare, vivevamo in Lombardia, precisamente a Busto Arsizio, quindi tramite mio zio ci fu questa opportunità di prendere questo lido che si chiamava appunto Acapulco Beach. Piccolo aneddoto che praticamente mio padre amava fare i tuffi e quindi proprio praticamente lo scoglio di Acapulco Beach, quindi non è stato cambiato il nome. E quindi da lì è iniziata tutta la nostra storia, diciamo. Tanti anni fa, giustamente, il Lido, chi si ricorda la riviera degli anni 80, aveva, diciamo, come si dicono, le gobbe, le dune, quindi c'erano i baciapiedi, insomma tutta una realtà diversa di quegli anni, quindi piano piano con dei sacrifici. Mi ricordo mio padre quando comprò il Lido c'erano circa 20 sdraio, 10 poltroncine, 10 lettini, tutta roba in legno. E insomma così è iniziato tutto questo nuovo percorso che piano piano con la dedizione, col lavoro, con l'impegno e il sacrificio ci ha portato ad avere questo bellissimo stabilimento che è una delle belle realtà di Pescara, diciamo. E adesso come... E poi come hai visto questo cambio, no? Dagli anni 80 adesso sono cambiate tante cose e voi vi siete anche adeguati a questo cambiamento e vediamo che uno stabilimento anche moderno alla portata dei tempi moderni, possiamo dire. Certo, sì, per forza, perché purtroppo ti devi attenere anche se la nostra realtà di famiglia, nel senso avere sempre uno stabilimento che accoglie le famiglie, i ragazzi, i giovani, quindi nel senso di non di fare serate, quindi di avere una bella clientela giovanile, quindi il classico stabilimento dal che si dice si apre alle 6 di mattina e alle 8 di sera finisce. Quindi però giustamente amanti dello sport e giustamente stando anche con le prospettive che ci sono, quindi abbiamo fatto un nuovo campo da basket, cioè abbiamo il campo da beach tennis, il campo da beach volley, prima avevamo una gabbia dove giocavamo come la famosa gabbia di Orrico, poi si è trasformato in un campo da basket che in spiaggia è uno sport che va molto forte, quindi abbiamo anche quest'area con il prato dove ti puoi gustare la nostra magica pizzetta, dico magica perché è gradita da molta gente di Pescara e non. Quindi poi abbiamo fatto quest'anno questa nuova area cocktail dove ti puoi gustare i cocktail, abbiamo messo la birra alla spina, quindi novità di quest'anno. E quindi come dicevi un po' in alcune cose bisogna sempre aggiornarsi e però tenere i valori di famiglia, quelli che nel senso ci contraddistinguono. Ecco Dario, purtroppo però da 2 anni anche gli stabilimenti balneari, seppur lavorando nei mesi più caldi dove il Covid è scemato e va scemando, però dei problemi ci sono stati. Naturalmente abbiamo cercato anche noi di fare il meglio possibile attenendoci giustamente alle norme. Come tutti quelli in commercio anche noi abbiamo subito perdite, però io sono sempre del parere che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi diciamo anche nella sventura o nella mala sorte, nella sfortuna, e quindi sono contento, nel senso l'anno scorso non pensavamo di fare quello che abbiamo fatto io personalmente, ma penso anche con i miei colleghi, perché spesso ci rapportiamo e quindi siamo stati contenti. Quest'anno invece le cose vanno anche molto meglio, la gente ha preso un po' più di fiducia, poi grazie a Dio sentiamo sempre appunto i numeri, perché purtroppo da 2 anni, come sai bene, dobbiamo vivere con i numeri, quindi giustamente che ci vanno a favore, quindi
nel senso, quest'estate penso che sia sicuramente migliore dell'estate scorsa, e vedo proprio che c'è più felicità e più gioia nella gente di venire al mare. Dario, gli stabilimenti con una storia, o comunque uno stabilimento con la stessa gestione da più anni, hanno anche il proprio personaggio che caratterizza lo stabilimento, e sicuramente anche voi ne avete tanti. Certo, ce ne abbiamo tanti, appunto perché in 40 anni di attività ne abbiamo visti passare tanti. Ci abbiamo i nostri aficionados che veramente ci seguono da tanti anni, quindi dall'inizio, quando io ero un bambino, quindi mi conoscono veramente dai primi giorni che ero qui a Pescara, e quindi poi ve lo farò vedere, ve lo presenterò. Lui si chiama Giuseppe Stello, ma per tutti Gino. Allora andiamo Gino subito a trovarlo e poi ci ritroviamo per questa chiusura dello stabilimento a Acapulco Beach. Siamo con Gino Stella, che da una vita viene al mare a Acapulco Beach. Quale potrebbe essere un aneddoto, no, che lei ha vissuto in questo stabilimento? Sono 30 anni che ho vissuto in questo stabilimento qua. L'aneddoto può essere quello là che all'inizio nell'84 ci stavano le dune, ci stava un piccolo casotto e poche ombrelloni. E negli anni si è formato familiarmente, allargandosi, e piacevole ai vari clienti venendo qua. È un qualche cosa di familiare, qualche cosa che ti tiene e ci vorresti tornare anche negli altri anni. Anche chi viene da fuori piace, perché ha tutte... voglio dire, come se fosse a casa sua. I giovani di una volta adesso portano i nipotini qui al mare? Non sono i giovani di una volta che venivano a giocare in campo e ci stava spazio, ma purtroppo spazio, intanto abbiamo un po' più di ombrelloni, hanno un po' più di ombrelloni e si riduce. Però sono nati qua i ragazzi, giocando a pallone, giocando a racchettone, dagli spazi vuoti veramente. Si sono formati, si sono fatto grandi, i figli vengono qua, i genitori sono molto soddisfatti, cioè c'è una cosa molto familiare. Grazie mille Gino. Prego. Abbiamo ascoltato gli aneddoti dello stabilimento Acapulco raccontati dalla voce di Gino Stella, uno degli aficionados dello stabilimento. Torniamo con Dario Sterlecchini. Abbiamo parlato prima di sport, abbiamo visto un campo da basket, abbiamo visto che i tuoi pantaloncini sono pieni di stemmi di NBA, ma ti piace più basket o il calcio? Sappiamo che qui il calcio nello stabilimento è uno sport che va tanto. Sì, ma mi conoscono come un polivalente, cioè che mi piacciono veramente tutti gli sport, infatti sono amante di tutti gli sport, anche quelli americani. Preferisco il calcio, giustamente, dove anche mi sono divertito a giocare nel calcio a 5, però il basket è la mia seconda passione. Sì, Acapulco Beach è un centro, lo posso dire con... Con orgoglio, bravissimo, e me l'ha sfuggita la parola, che praticamente abbiamo ospitato tantissimi sportivi di tutti gli sport, poi soprattutto quelli della Pescara Calcio. Se vedi, anche il mio stabilimento è tutto bianco-azzurro, quindi dai colori amati della nostra città e della nostra squadra, quindi tanti calciatori mi sono venuti a trovare, tanti calciatori sono ancora miei ospiti nel mio lido. Non ti faccio i nomi perché poi ne sono talmente tanti e poi mi scordo qualcuno e non è giusto. La Fede Biancazzurra, come i cocktail che vedete sul nostro tavolino e che potete trovare ogni giorno da Acapulco Beach. Grazie, Dario Sterlecchini. Grazie a te. Mare, sole, caldo, e non può che venirci in mente la bevanda tipica dell'estate, cioè la birra. Siamo in compagnia di Luca Sborgia del birrificio Pesce Palla. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per essere qui da noi. Allora, come abbiamo detto in apertura, estate uguale birra, una birra fresca ci sta sempre bene. Birra regina dell'estate, decisamente una bevanda che va bene tutto l'anno, ma che l'estate trova il suo coronamento nel dissetare i poveri accaldati.
come è nata la tua idea e la tua voglia di intraprendere questo viaggio, no? Di fare, creare, far nascere nuove birre? Tanti anni fa, nei primi anni 2000, ho partecipato a un evento che si chiamava Mani e Mestieri nel Borgo dei Maestri, e lì ho incontrato per la prima volta un birraio artigianale. Lui ha fatto birra in piazza e io all'epoca, che comunque ero poco più che ventenne, ho visto il procedimento di come si faceva la birra, e lì mi è scattata una scintilla che mi ha invogliato negli anni ad approfondire la materia e a cominciare a assaggiare diverse tipologie di birra, fino a fare il salto nel 2017 con mia moglie di aprire un nostro birrificio. Ormai dal 2017, quindi toccate con mano anche le realtà dell'Abruzzo, portando in giro il nome di Pesce Paro. Purtroppo la pandemia ha un po' bloccato questa scalata, no? Nel farvi conoscere, però siete sicuramente pronti a ripartire come lo è l'Abruzzo. Ecco, quali tipi di birre fate e sicuramente quali sono le birre regine dell'estate? Noi attualmente facciamo 8 tipologie di birra, ma le più tipiche estive sono sicuramente la birra Offregate, che dal nome già si capisce che è una esclamazione tipica abruzzese che porta freschezza. È una birra dal basso grado alcolico, ma che ha la sua anima nel profilo aromatico agrumato e nell'amaro dissetante. E poi abbiamo la Parlé, che il nome è proprio dedicato alla convivialità. Parlé è un termine piratesco che si usava dal 1600 fino al 1800, che voleva dire fermiamoci un attimo e parliamo, ed è infatti una bevanda tipica per fare 4 chiacchiere in compagnia. Da lì Parlé. Nel retro dei sottobicchieri, che troverete poi in tutti i bar o se venite a trovare direttamente in azienda Luca Sborgio, troverete un payoff, no? Buone birre e buone storie. Voi non fate solo birra, ma nelle birre raccontate la storia proprio della birra, come nasce questa birra. Ce le vuoi raccontare? Sì, brevemente, il discorso di buone birre e buone storie è quello di accostare la nascita, la formazione anche della birra, a un evento, a un qualcosa. Offregate è nata proprio per l'esigenza di voler fare una bevanda IPA, che è uno stile tipico che sta andando molto in voga in questi anni, e farlo un po' a modo nostro, un po' all'abruzzese, diciamo. Quindi seguire uno stile inglese ma personalizzarlo molto. Abbiamo la Banditen, che è una birra dedicata alla libertà e ai combattenti per la libertà, che ha all'interno un po' di radice di liquirizia che gli va a dare una freschezza di bevuta che va a contrastare l'amaro e crea proprio una bellissima armonia. Per poi arrivare a delle birre più complesse come può essere Shiroyama, che è una birra che abbiamo fatto da poco, che è dedicata al campo di battaglia. Shiroyama è una battaglia giapponese del 1877 che ha segnato la fine dell'era dei samurai. E quindi una birra complessa da 8 gradi che ci porta da dei profumi agrumati fino a un amaro bruciato, torbato, tipico di quello che potrebbe essere un campo di battaglia. Ma i nostri cavalli di battaglia non sono solo questi. Abbiamo fatto una birra dedicata al popolo dei Vestini, che è la Vestaut, Ves per Vestini, Stout per lo stile scelto, ed è una birra dedicata ai Vestini, che sono stati progenitori e inventori della transumanza in Abruzzo e degli arrosticini, motivo per il quale sotto il nome Vestaut vediamo un arrosticino. È quella che per noi può essere una birra da viaggio, visto che è 4,5 gradi, quindi molto beverina, molto semplice. Poi abbiamo la Amazing Grace, che è una birra che abbiamo fatto dedicata a una persona cara scomparsa, per il quale il marito ha deciso di fare una borsa di studio, e quando vendiamo questa birra doniamo una parte del ricavato per questa borsa di studio, e quindi una birra a scopo sociale. Una birra che in questo momento non abbiamo perché stiamo ricominciando la produzione da poco è la Roots. La Roots è una birra veramente 100% abruzzese, in quanto il nome Roots vuol dire radici, ed è una birra che contiene all'interno radice di genziana, selezionata da degli amici, colleghi che fanno liquori, del liquorificio 75-79, è una collaborazione che abbiamo fatto insieme, ed è una birra che è praticamente genziana da quando si stappa la bottiglia a quando finisce il bicchiere. Se l'Abruzzo è una regione che ti permette di andare dal mare alla montagna in poco più o poco meno di mezz'ora, sicuramente Pesce Palla la possiamo trovare nei migliori bar sia della montagna che degli stabilimenti balneari, è vero? Sì.
ci potete trovare presso gli stabilimenti balneari come sui rifugi di montagna. Basta cercarci e ci troverete sicuramente. Potete chiedere su internet o telefonarci. Sicuramente vi possono trovare sui social. Assolutamente, abbiamo pagina Facebook Birrificio Pescepalla, Instagram Birrificio_Pescepalla e il nostro sito birrificiopescepalla.it.